illustra le posizioni conclusive e ci onora della sua presenza. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'accoglienza e sono veramente molto felice di essere qui oggi. Devo dire che purtroppo negli ultimi 17 anni siamo stati abituati alla delegittimazione progressiva non solo degli elementi di alta straordinarietà, ma anche dei valori che attengono al buon senso, quasi all'ovvietà, potrebbe dire, perché è ovvio che la coscienza individuale si forma sulla base delle memorie che l'individuo è in grado di avere dentro di sé, che la coscienza di un paese, che la coscienza collettiva si forma attraverso la memoria che questo paese dà e che lui è in grado di trattenere. E quindi andare a scardinare il concetto fondamentale della memoria significa danneggiare profondamente i cittadini. Ed è un gesto che non si può accettare perché di fatto si viene a minare uno dei valori fondamentali. E come spesso è accaduto in questi ultimi anni, il taglio economico è stato il risultato terminale di un'azione che poi invece ha radici più profonde e ha, come dire, degli aspetti che sono ancora più gravi. Togliere 50.000 euro al Museo della Pace, a Sant'Anna di Stazzema, significa non aver sentito la ferita che abbiamo sentito tutti noi quando questo è successo. Significa non aver percepito la gravità di quello che si stava facendo non a Sant'Anna di Stazzema, non alla Toscana, ma all'Italia tutta. Ed è per questo, insomma, come senso appunto di appartenenza, come senso di rispetto nei confronti di quello che è successo qua, nei confronti di tutti gli italiani, che la Regione Toscana è voluta intervenire con i 50.000 euro nell'emergenza quest'anno e con appunto una progettualità che vede come in futuro riuscire a essere tutti uniti per difendere un valore che è di tutti. Che non ha colore, che è un valore indispensabile, che serve a tutti noi e non solo appunto a quelli che ricordano, ma anche a quelli che nasceranno successivamente. Ed è il motivo centrale appunto non solo dell'interessamento, che è stato un interessamento urgente, immediato, da parte del Presidente della Regione Toscana e della Giunta regionale tutta e la volontà da parte di tutti i tecnici, sia appunto del Comune di Sant'Anna di Stazzema, della provincia, della Regione Toscana, per lavorare tutti insieme, per far sì che ci sia un baluardo forte e che l'Italia possa ripartire ricordando, perché non ci può essere futuro se non c'è il passato e il presente deve essere consapevole di questo. E quindi l'intenzione nostra, che si manifesta con la presenza, con l'aiuto economico, con l'aiuto della progettualità, è quella di voler insistere su un punto che non è un punto marginale, ma un punto sostanziale, quindi recuperare la centralità dei valori in un paese che ha bisogno di ripartire, deve ripartire conoscendo la sua storia. Grazie.